Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo video sugli ultimi arrivi, anche se ultimi più o meno, perché un paio mi sono arrivati l'altra settimana, però ho aspettato di averne un certo numero per non farvi un video ogni giorno. Guardate, mi è arrivato un film e vi faccio l'unboxing, insomma due balle. Ma ho aspettato un po' di numeri e sappiate che ce n'ho già un altro pronto, un cofanetto che mi è arrivato, deve ancora arrivare un altro bel cofanettozzo grosso, quindi arriveranno altri unboxing dedicati, magari proprio nei giorni di uscita dei video più importanti per il mio canale, che è il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Magari in uno di quei giorni vi metto questi unboxing più grandi, celli e importanti. Però diamo un'occhiata agli ultimi recuperi che ho fatto. Cominciamo con Brennen Musalem, ovviamente in tedesco per omaggiare il canale del Dottor Loomis di Giovanni, ovviamente in tedesco e anche perché è l'edizione che costa meno, presa da Amazon.it, mi è arrivata istantaneamente il giorno dopo con Prime, quella sotto mi è arrivata un attimo dopo, ma aspettate, facciamo così, vi faccio vedere prima questa. Le notti di Salem, uno dei miei libri preferiti di Stephen King, insieme a Pet Cemetery. A me Le notti di Salem mi è piaciuto un casino. Le notti di Salem, vero? Non mi sto sbagliando, vero? Non mi sto sbagliando. Blu-ray pagato 10 euro, versione tedesca, ma ragazzi, all'interno di questo disco ci sono tutte le lingue del mondo, tranne l'italiano. L'italiano non c'è, si vede anche veramente, veramente bene, data la produzione televisiva, dati anche gli anni del film, è veramente un buon Blu-ray questo in 4K, ragazzi. Credetemi che non sfigurerebbe affatto. Ma all'interno c'è anche un commento di Toby Hopper, il trailer ovviamente è la versione integrale di 183 minuti, ma ragazzi non c'è l'italiano né nella lingua né nei sottotitoli, non c'è. Però se siete interessati a questa versione sappiate che francese, tedesca, inglese è sempre lo stesso disco Blu-ray con tutte queste lingue tranne l'italiano. Ma io volevo rivedermelo bene anche perché l'ho visto l'ultima volta in DVD ma un sacco di anni fa, anche se l'avevo visto la prima volta in televisione, c'era il vampiro di notte, mi ricordo quando spostavano la bara, mi era sempre intrigato questo film e poi lo scambiavo sempre con un altro film che era molto simile come ambientazioni, però dicevo perché era diverso, e quel film l'ho visto una volta sola da piccolino, e quel film è il seguito A Return to Salem's Lot, che l'avevo visto sicuramente a Notte Horror. Non ho bellissimi ricordi di quel film, anche perché a me piaceva l'altro in televisione, mi era piaciuto l'altro per i pezzi che avevo visto da piccolino, ma poi l'avevo rivisto integralmente in DVD e mi sono recuperato anche questa edizione di A Return to Salem's Lot, regia di Larry Cohen, edizione Scream Factory. Ragazzi, il giorno che ho ordinato quello ho cercato per caso anche questo perché lo volevo nella collezione, non c'è italiano e di extra c'è solo un trailer, mi sembra, non ha un cavolo di extra, però pure questo ho preso a 12 euro e appena l'ho comprato e boom, è schizzato alle stelle, è tornato a 30 e passa euro, come comprarlo dall'America, quindi ho avuto una botta di culo colossale. Sicuramente il film non è un degno seguito della serie di Toby Hooper, anche la copertina non c'entra una bene amata mazza, l'hanno usata questa col cattivo del primo film solo per pubblicità, però sono molto curioso di rivedermelo proiettato, perché voglio vedermeli proiettati sia la serie sia questa, e ricordatevi che sto vendendo il proiettore, quello a ottica corta, il GT 1080 Darby della Optoma. Sto provando a venderlo, ragazzi, per passare un laser sempre a ottica corta per guardarmi questi film vecchi un po' meglio magari del proiettore dell'Optoma. Ecco, quindi se siete interessati scrivetemi nei commenti, ma ci spareremo anche questo prima o poi. Ma chiudiamo con le uscite 1080p, perché questi tre titoli di cui andrò a parlarvi adesso mi sono arrivati tramite Zabbi in un pacchettino, era abbastanza pesante ma non ho pagato dogana, non ho pagato niente, questi film li ho pagati da Zabbi al 30% di sconto, per quello li ho recuperati. E i film in questione sono, partiamo con i primi due film di Cloverfield in 4K. Vabbè, questo di 4K, il primo capitolo, non ha una bene amata mazza, italiano solo nei dischi 1080p.
questi dischi non esistono con l'italiano all'interno, non c'è. Però ero curioso della traccia Atmos di questo qui, l'avevo già visto ma non in Atmos, e anche Cloverfield in 4K non è in Atmos, ha sempre la ottima traccia che c'era già su Blu-ray 1080p in True HD, è sempre la stessa traccia, però devo dire, per i pochi pezzi che ho visto, che un pochino più pulito è. Un pochino più pulito è, nonostante sia marcissimo come riprese, lo sapete già se l'avete visto, ma un pochino più pulito è. All'interno ci sono i due film in Amarei, eccoli qua, con i dischi all'interno, italiano solo nel 1080p. Ma guardate, Cloverfield, anche se lo guardo in arabo, penso che vada bene lo stesso. Io ero solo curioso dell'immagine, di che cosa avessero fatto con l'HDR. Ero solo curioso di quello, per quello li ho recuperati, anche perché ce l'avevo già in Blu-ray questo qua, questo no, ma questo in Atmos vorrei rivederlo il più presto possibile. E cosa c'era anche nelle cose che ho ordinato da Zavvi col 30%? Tomb Raider, altro 4K della Paramount che non esiste con lingua italiana. I diritti in Italia sono di altri, cos'è? Della Eagle Picture ancora, mi sembra, sì. Quindi, a meno che non facciano loro il Blu-ray 4K, non lo vedrete mai. Tutti e due Dolby Vision. E sono passati tanti anni, il secondo non mi è mai piaciuto tanto, però da fan di Tomb Raider li ho giocati tutti i Tomb Raider sin dal primo capitolo, con i quadrettoni così grossi. Li ho giocati tutti i Tomb Raider. All'interno le due Amarei. Eccole qua, con i dischi all'interno, non ve li apro neanche, cioè alla fine c'è il disco dentro, boom, basta, boom, finito. E molto curioso, peccato che non ci sia alcun remix in Atmos per nessuno dei due film. L'audio è in DTS HD Master Audio 5.1 per tutte e due le tracce, però ho sentito dei pezzettini e sono veramente ottime. E il video del primo capitolo guadagna davvero tanto, il secondo non l'ho ancora visto, ma prima o poi questa è una delle visioni proprio secondarie e terziarie, sicuramente vedrete quando farò la recensione tra mesi e mesi e mesi, quando non so che cosa guardare mi sparerò Tomb Raider, però ci tenevo ad averlo, soprattutto per il primo con Master 4K, che è il mio film preferito della saga di Tomb Raider, il terzo... Io non ce la faccio a comprarlo quello nuovo e non ce la faccio. L'ho visto al cinema, è stata una pugnalata al petto, proprio una zozzeria pazzesca dopo aver giocato il gioco. Anche dopo aver giocato il gioco è una mamma mia che zozzeria. Meglio questi, che almeno si prendono anche in giro da soli sti film. Meglio questi, soprattutto il primo capitolo. Continuiamo con la trilogia del cornetto. Voglio farmi tutti i film di Edgar Wright in 4K, non perché si vedano meglio, ma per averlo in formato 4K, e ho preso anche questo al 30% da Zabbi, insomma alla fine questo l'ho pagato 20 e qualcosa euro, con tre film all'interno, quindi tutti al 30%, più o meno li ho pagati sui 20 e qualcosa tutti, l'uno, quindi ho preso 3, 4, 5, 6, 7 film. Ho 7 film io qua. Questi qua, se vi li comprate separati, sono 29 passa euro, pagate 60 e passa euro per averli tutti e tre. Ovviamente però ragazzi, qua, in questo qui, da UK, c'è l'italiano in 4K solo per l'Alba dei Morti Dementi. Solo per questo. Se volete Hot Fuzz, se volete At World's End, con un audio italiano, dovete andare in Germania, ma non questa UK. Quindi ho pagate poco e avete l'italiano solo nel primo in 4K, o pagate di più perché non scendono questi film, non scendono mai, e li avete tutti e tre a 60, 70 e passa euro, ma decisione vostra. Alla fine, all'interno, questo è il 1080p che abbiamo già, e voilà, questi sono i dischi, niente copertina reversibile, eccetera, eccetera. Cosa curiosa che però c'è l'italiano anche in Hot Fuzz nel 1080p. C'è anche il 1080p con l'audio italiano, quindi i 1080p dei primi due sono gli stessi nostri, e il 4K, che non sono usciti da noi, ma rivolgetevi al mercato tedesco. Chiudiamo con queste uscite con il film di Terry Gilliam, mi è arrivato sempre da Zavvi, adesso Zavvi, dopo aver dichiarato tutti quei film persi che erano arrivati dopo
5 mesi, non so cosa sia successo l'altro anno tra settembre e dicembre, un bordello. Si vede che ho avuto tanti problemi e adesso mi spediscono tutto con corriere, anche se pago la spedizione normale. Tutto con corriere, vabbè, non perché sono speciale io, ma penso lo faranno con tantissimi per evitare problemi di ogni sorta. Questa è la versione 4K che però vi dico già, ragazzi, che dovrebbe avere un problema nel disco 4K. C'è un'immagine quando gli fanno l'interrogatorio che Bruce Willis è seduto sulla sua poltrona, c'è un pezzo, il dialogo continua normale, ma c'è un pezzettino di scena ripetuto. Hanno fatto una cagata e anche con un altro cofanetto che vi farò vedere tra un po' di giorni, però gli extra sono tanti, il restauro è dell'Universal, non c'è alcun remix Atmos, però sono molto molto curioso di risparmiarmelo. Potevano farlo anche con Frankenstein, mettere una slip come questa che rende il tutto più carino, all'interno la Marei con un bel booklet e solo il disco 4K, non c'è alcun disco 1080p, è tutto qui all'interno. Sfogliamo un pochettino il booklet, ovviamente con interviste, regista, curiosità sulla lavorazione del film, foto di lavorazione del film. Eccolo qui, tutto in inglese, ragazzi, non c'è l'italiano e se qualcuno lo porterà in Italia, chi lo sa. Due note sul restauro, se volete leggervele fate pausa nel video, ve le lascio qui e voilà. E queste sono tutti i recuperi che ho fatti in queste settimane. Ho sempre in testa di fare una mega spesa ad amazon.com, non ci fosse questa dannata dogana, perché ho dei titoli che vorrei recuperare assolutamente dal mercato americano, però la spedizione mi ci sta, la spedizione la pago, voglio che arrivi col corriere, voglio star tranquillo, però pagare sta maledetta dogana che mi fa schizzare il prezzo alle stelle. Potrei comprare altri 4 film qua in Italia in 4K per le spedizioni, per la dogana, e ci sto pensando tantissimo, ragazzi, però se farò questo passo lo scoprirete più avanti. Ma chiudiamo con gli ultimi arrivi, eccoli qui. Prossimamente un altro cofanetto, l'ho già registrato, devo solo montare il video, e appena arriverà in settimana un bel mega cofanettone grosso, così arriverà quello, ragazzi, è uno spettacolo. L'ho trovato al prezzo più basso che c'era e prima che rischizzi su, prima che non si trovi più e prima che indizio esca il volume 2, io l'ho recuperato, lo volevo troppo nella mia collezione, voglio proprio farmi la mia videoteca. Ma noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K, grazie per il supporto, grazie per l'iscrizione al canale, sayonara a tutti e bye bye.